trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Lo abbiamo scritto in questi giorni e siamo stati facili profeti. Il Movimento 5 Stelle ieri ha certificato, insomma, la sua permanenza nella maggioranza consiliare a Palazzo di Città, con questo incontro che si è tenuto tra la delegazione stessa dei Grillini e il primo cittadino ionico. Non c'è, insomma, la volontà da parte di nessuno, non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma di tutte le forze politiche che sostengono Milucci, a venire fuori da questo schema che ormai è imperante a Palazzo di Città. Nessuno vuole passare all'opposizione, nessuno vuole andare a casa, tutti vogliono continuare ad essere all'interno della stanza dei bottoni, come la chiamava Pietro Nenni, cioè nella gestione della politica e delle attività amministrative a Palazzo di Città. Ma la compagine che oggi governa la realtà tarantina è una compagine che è attraversata da forme molto esasperate di trasformismo politico, con passaggi che avvengono da un partito politico all'altro, da un gruppo consiliare all'altro. In tutto questo non c'è una visione, non c'è un progetto, non c'è una proposta per la città. I temi che non si portano a soluzione sono sempre gli stessi: la fallimentare gestione economica dell'AMIU, che ha riverberi poi sull'intera realtà tarantina, sporca, con una raccolta differenziata tra le più basse d'Italia. La vicenda dell'ex Ilva, accordo di programma, ancora si discute di un accordo di programma quando non si capisce bene come questa azienda dovrà continuare e se dovrà continuare ad operare. Manca un piano industriale, non si capisce se il socio dovrà essere un socio pubblico o privato, si rincorrono voci. Sui giochi del Mediterraneo non riusciamo ancora a definire il comitato che dovrà poi dare l'ok sulle opere contemplate nel master plan. Insomma, di tutto si discute a Palazzo di Città, tranne che dei problemi reali della città. Siamo appesi ad un cambio di casacche continuo. In questo schema nessuno è escluso, non lo è il PD, non lo è il Movimento 5 Stelle, non lo sono le liste civiche, ma così facendo i problemi della città non si portano a soluzione, si incancreniscono sempre più. Il direttore di Asset Puglia, Elio Sanni Candro, è stato interdetto dagli uffici pubblici su disposizione della magistratura barese, indagato per corruzione in relazione al pagamento di una presunta tangente di 60.000 euro, quale corrispettivo per garantire l'aggiudicazione di un appalto integrato relativo alla realizzazione di lavori in bacini idrografici. Asset è l'agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Sanni Candro, tra l'altro, è stato presidente del CONI Puglia dal 2001 al 2017 e assessore del comune di Bari per due mandati dal 2004 al 2014. Ad oggi, lo ricordiamo, riveste il ruolo di direttore generale del comitato organizzatore dei prossimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Proprio sul nome del manager barese si sono creati i maggiori distinguo tra governo e regione, da cui lo stallo nel nominare un nuovo organismo che sovrintenda le attività di progettazione dell'evento sportivo del 2026. Il Comitato Qualità della Vita ha presentato questa mattina le nuove iniziative in Piazza Maria Ausiliatrice a Taranto. Il presidente Carmine Carlucci ha illustrato il programma del Comitato per la settimana dal 6 al 12 novembre. Salute, arte, storia, memoria e tradizione al centro delle iniziative. Le proposte per l'Università Taranto meritano un approfondimento che noi abbiamo avviato, ma in primis il consolidamento della medicina, dell'area sanitaria accademica a Taranto, che può avvenire solo ed unicamente se la Regione nelle prossime ore delibera per i 53 milioni finalizzati all'istituzione a Taranto da parte dell'Università del Dipartimento Biomedico, il Dipartimento che comprenderà medicina, professioni sanitarie, scienze tecniche dello sport e conseguentemente a Taranto con il Dipartimento Biomedico avremo due dipartimenti, il Dipartimento Ionico che ha una sua progettualità positiva e questo ulteriore dipartimento che diventano tutti e due presupposti per quanto riguarda poi l'obiettivo che noi ci poniamo dell'Università di Taranto attraverso la Fondazione Artita.
palazzo imponente si erge in via Falanto 12 a Taranto, nel quartiere Solito Corvisea, ormai quasi ridotto a rudere. Parliamo dell'edificio che dagli anni 50 al 2006 ha ospitato la clinica Bernardini, prima del trasferimento nell'attuale moderna struttura situata a Taranto 2. Nel 2011 l'edificio fu candidato dalla società Casa di Cura Bernardini SRL ad ospitare l'ex liceo artistico Lisippo, per il quale la provincia di Taranto cercava adeguata sede, a fronte di un canone annuo di 372.000 euro. Dopo aver deliberato in tal senso e sottoscritto il relativo accordo, nella seduta del Consiglio Comunale Tarantino del 12 giugno 2013 fu approvato il progetto di ristrutturazione e conseguente cambio di destinazione dell'immobile proposto dall'amministratore delegato della società. La provincia però si sarebbe così vincolata per circa 30 anni ad una spesa annua di 450.000 euro, al che fu proprio il comune a fare un passo indietro. Dopo il trasferimento da Piazza Lucania e una breve parentesi tra via Lago di Molveno e Corso Italia, gli studenti dell'ex Lisippo trovarono infine sede adeguata nel complesso salesiano di Viale Virgilio, in cui liceo artistico si trasferì nel 2015. Da allora il silenzio è calato sull'ex Bernardini, che come molti altri palazzi abbandonati in pieno centro rischia di diventare covo di animali e sporcizia, ma anche teatro di attività illegali. Giovanni Antonio Prudenzano è stato confermato presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto. La conferma è giunta contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Ionici, eletto due settimane addietro con le votazioni che hanno visto una massiccia partecipazione dei professionisti del territorio. Oltre a Prudenzano, eletto segretario Francesco D'Angela, tesoriere Angelo Nisi, presidente del Collegio dei Revisori, è stata invece eletta Valentina Albanesi. Ringrazio i consiglieri che hanno confermato la fiducia nei miei confronti, ha dichiarato Prudenzano, e nei colleghi con i quali nel triennio precedente ho avuto l'onere e l'onore di guidare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto. Ma il risultato della giornata di oggi è un risultato sicuramente per la categoria di Taranto molto importante e prestigioso, perché veniamo fuori da un momento elettorale che ci ha visti partecipare in maniera unita e compatta con una lista unica, quindi segno che i tempi forse sono maturi per iniziare un percorso di coesione e di unità di intenti verso anche una possibile futura crescita di nuovi dirigenti che in un prossimo futuro potranno a pieno titolo portare avanti la categoria ionica. Il tarantino Fabio Abis, il nuovo direttore del servizio dei reparti speciali della Polizia di Stato. Rivolgiamo al nostro conterraneo le nostre più vive congratulazioni e l'augurio rivolto da Antonio Di Gregorio, segretario generale provinciale del SIULP di Taranto, massima espressione sindacale di tutto il comparto sicurezza. Il neo direttore dei reparti speciali, nato a Taranto, dove ha diretto la squadra mobile dal 2005 al 2011, da oggi sarà a capo dell'amministrazione dei 15 reparti mobili dislocati in ogni regione e che hanno all'attivo oltre 4.600 operatori professionisti del settore chiamati a tutelare e a garantire l'ordine pubblico del nostro paese. Siamo certi, prosegue Di Gregorio, che il dottor Abis darà risposte immediate a tutte le questioni portate all'interno del tavolo tecnico che da oggi presiederà. Grande successo nella serata di lunedì 6 novembre per Tony Hadley, noto frontman degli Spandau Ballet, al Teatro Orfeo di Taranto. Il concerto, inserito all'interno del palinsesto della stagione teatrale 2023-2024, ha fatto sold out. Tra le voci più autorevoli del pop del movimento New Romantic, Hadley si è esibito con l'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano. Acclamato da un pubblico entusiasta, ha ripercorso i brani storici del gruppo Through the Barricades, Through a Gold. Di recente l'artista ha celebrato i suoi 40 anni di carriera con il 40 Anniversary Tour, una serie di concerti in 80 città e paesi in tutto il mondo. Partiamo insieme perché? Partiamo insieme perché questo concerto è un sogno condiviso da tempo. Noi l'abbiamo fatto altre volte, tanto, ma questa volta c'è una eccezionalità straordinaria. La facciamo a quattro mani.
La facciamo e quindi insieme. Parti anche tu. E, sì, e partiamo con le stagioni. Entrambe le stagioni partono questa sera, sia quella del Teatro Orfeo che dell'Orchestra della Magna Grecia, che è il Teatro Orfeo. E quindi partiamo con un sold out che è il buon auspicio per una stagione importante che ci aspetta ad entrambi. Beh, una stagione tra l'altro che non è solamente che aspetta noi, aspetta la città di Taranto, certo. Aspetta tutto il nostro pubblico, aspetta naturalmente quel pubblico che riempie le nostre serate, anche stasera registriamo il sold out, ma in realtà il sold out che significa? Significa affetto, adesione, significa aver colto il centro naturalmente come scelte culturali. Scelte culturali e poi stiamo crescendo con un pubblico straordinario che diciamo la verità, ci invidiano in tutta Italia, vero? Sì, anche perché stiamo riuscendo a portare il pubblico, il nuovo pubblico, il pubblico giovane che si sta affacciando sia alla musica che al teatro, allo spettacolo dal vivo in genere, ed è tanta roba perché l'obiettivo principale è costruire appunto il pubblico di domani. E poi stiamo riuscendo a fare un'altra cosa, ma estremamente importante, stiamo riuscendo ad inserire Taranto in un circuito nazionale importante. Prima era sempre, diciamo, in qualche modo una sede di messa. Abbiamo oggi, delle esclusive, abbiamo finalmente degli artisti che vengono a Taranto, anche in Puglia abbiamo delle date, lo abbiamo fatto anche quest'estate negli eventi estivi e lo faremo in questa stagione invernale incredibile che, ripeto, sarà la stagione dei sold out. Adriano, bocca al lupo. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.